La prima puntata di calcio femminile, incredibile, ma Sport di Genova è anche calcio femminile. E parliamo di Beach Soccer. Allora, sta per partire alla nuova stagione. Allora, come vi state preparando? Allora, è un mese che abbiamo iniziato questa preparazione al campionato. Quest'anno la tappa sarà a San Benedetto del Tronto, per cui dobbiamo difendere lo scudetto nella nostra terra. E quest'anno ci sono tante novità, gruppo storico più alcuni acquisti, tra cui Aidax Axel con noi. E allora, benvenuta nella Beach Soccer Sam. E allora, che emozione ti dà incontrare il gruppo e come ti ci sei già ambientata? Bene, bene, è un'emozione, a parte che oltre un'emozione è una responsabilità perché gioco nella squadra che detiene il titolo, quindi questo è una motivazione ancora più grande per me per fare bene. E poi sono vicina a casa mia e ho ritrovato amiche che non vedevo da una vita, quindi sono molto molto felice. L'impressione iniziale è più che positiva in ogni contesto. Inoltre, con Aida abbiamo sempre giocato insieme a calcio a 5, per cui è un grande ritorno ad Ascoli per lei, San Benedetto. Azione proprio base era io scartavo, mettevo in mezzo, Chiara si faceva trovare pronta e gol. Quella era. E Appunto giusto nel momento giusto. cerchiamo di replicare anche qui. Giocare sulla sabbia non è così tanto semplice. No, Assolutamente molto no. diverso, non si parla di semplicità forse, è No. proprio tutt'altro sport. Ci vuole tanto sicuramente sacrificio, secondo me, in campo, tanta tenuta fisica e poi la reattività di capire dove è il pallone, perché è difficile capire la direzione che può cambiare all'ultimo momento. Aida però ha diversi anni che gioca, quindi ha più esperienza nel pitch. Sì, ormai è l'ottavo anno, ho giocato anni a Terracina, ho giocato anche fuori 2 anni in Polonia, però è sempre fondamentalmente un gioco nuovo ogni anno, perché poi tu torni nel club tuo, fai 7-8 mesi magari di parquet o di calcio, cioè di erba, quindi riabituarsi alla sabbia è sempre abbastanza diverso. Che sensazione hai provato passare dalla Polonia all'Italia? Il modo di giocare, il modo di vedere il calcio? Guarda, in Polonia, come ti ha detto prima Chiara, è uno sport molto fisico, tenuta fisica, e in Polonia ancora di più. Io mi ricordo, sono rimasta sorpresa dalle loro colazioni. Giocavamo alle 11, colazione alle 8, con di tutto, peperoni, ogni cosa. Quindi a livello fisico sono molto, molto preparate, quindi Intestinale. ancora più fisico. Però forse in Italia c'è più tecnica, c'è più gioco, sì, a livello tattico siamo un po' più preparati. Quest'anno c'è un team tutto femminile. Adesso vi presentiamo anche l'allenatrice, che è Monica Barbissi, che da anni si è giocata anche a calcio a 5, allenato, quindi tutta una squadra di donne per la prima volta. Perché ci sta ancora la sensazione che il calcio femminile sia visto in modo diverso? Parliamo di calcio, punto. Parliamo di sport, punto. Però penso che Aida, che ha girato il mondo con questo sport, ti possa confermare che la differenza si vede sempre. E non è che solo viene percepita, c'è cioè proprio. Sì, è un po', diciamo, ridotta, però ancora ci sono tanti, ma tanto, tanto lavoro da fare ancora. Fortuna che noi donne siamo tenaci, proprio ci impuntiamo, quindi alla fine qualcosa stiamo ottenendo. Qualcuno mi ha detto che alcune giocatrici hanno detto bisogna ridurre leggermente il campo per aumentare il ritmo e soprattutto la velocità di gioco. Perché chi dice che chi è paritario dice no, bisogna tenere il campo così. C'è chi dice che in realtà riducendo il campo probabilmente il gioco si accelera. Sì, diciamo che questa è un'idea molto forse maschile del gioco, nel senso che le donne giocano un po' più piano, certo, come a livello di velocità, di ritmo, però a livello tecnico non è così, perché se guardi le partite di calcio a 5 in particolar modo è velocissimo. Tu hai avuto modo di vedere le finali, quindi hai visto il ritmo che è alto, ma soprattutto la tecnica, cioè.
Forse più nel futsal che nel calcio a 11. Sì, ma a livello di distanze anche a me sembra. Noi spesso magari allenamento capita di farlo contro i ragazzi, così, degli amichevoli. E magari loro sembra che occupano più campo, ma perché fisicamente sono più grandi di noi. Quindi è normale che la loro intensità è diversa. Però a livello proprio tecnico, tattico, io ho avuto allenatori che hanno allenato molte squadre maschili anche di Serie A. E loro dicono che quello che gli dà una donna a livello proprio tattico, l'attenzione, così non gliela darà mai nemmeno un uomo. Quindi c'è cioè, tutte queste diseguaglianze alle fine non possono basarsi solo sul lato fisico. Quindi quella diciamo osservazione che hai fatto tu, secondo me, è, cioè, non è scorretta, sì, perché dovrebbe ridurlo. Forse la cosa che abbiamo detto anche noi. Ci sono donne un po' più basse, quindi sì, ma magari anche la forza, però fa parte del gioco. Sì, cioè, è una... Il gioco è quello, quindi. Dovrebbe cambiare le regole del gioco, non è giusto. Secondo noi, poi dopo magari sono altre opinioni. E a questo punto io pongo la Chiara di porre una domanda alla sua compagna. Chiara a me o io a Chiara? Tu a Chiara e Chiara a te. Vai. Chi arriva prima la fa. Pronto. La domanda di Maria è se fa le stesse emozioni o di più a giocare qui che è. Diciamo, sì, mi sento un po' di no responsabilità, sì, responsabilità ma positiva addosso, perché magari in spiaggia verranno anche amici così che non vedo da anni, però è una sensazione, mi motiva, non mi mette quella giusta tensione per magari dare di più. Invece Chiara, tu da scolana a vestire questa maglia? Io sono stata riempita di insulti. La gente mi sta cancellando da Facebook. Però lo sport supera tutto, secondo me. E questo è l'insegnamento che dobbiamo dare alle persone. Giusto, Pietro? Io sono pienamente d'accordo, perché chi fa sport può giocare con qualsiasi maglia e qualsiasi territorio, perché è importante che lo fa per passione, si diverte, gioca in compagnia, sta bene. Poi la rivalità inizia col campo e finisce col campo, passa, cioè, finisce ma lì. È bella quell'agonismo che c'è all'interno, ma poi finisce lì, cioè... non esiste, bisogna essere sportivi. Sportivi e lealtà sportiva. Per andare proprio oltre questo, no? Quindi la rivalità che ci fa va bene, perché comunque ti motiva pure in campo, però capire che lo sport è sociale, è qualcosa che deve accomunare le persone e unirle, non dividerle. Se c'è la possibilità di giocare, avere una giocatrice lì attualmente che gioca, chi vi piacerebbe avere a fianco? Io Chiara. No, ma boh, secondo me siamo una squadra molto affiatata e costruita in modo molto intelligente, per ruoli, per caratteristiche. Secondo me è stato fatto un bel mercato. Anzi, adesso ti presentiamo una giocatrice che ha fatto anche la nazionale di calcio a 11 e ha vinto lo scudetto con la Fiorentina. È Patrizia Casa. Ciao. Ciao, benvenuta Patrizia. Grazie. Allora, ha vinto lo scudetto con la Fiorentina di calcio a 11 e ha giocato in nazionale per tanti anni e ha vinto Coppa Italia, ragazzi, si racconta tutto lei, e ha vinto lo scudetto con noi nel 2019. È arrivata oggi qui, verso non forte. Catanese. Fano. Benissimo. Vabbè, sono nata cresciuta in Germania, però madrelingua, quindi madrelingua. Perfetto. E intanto, prima cosa, la prima domanda viene spontanea. L'emozione della nazionale, qual è? Beh, inspiegabile. Inspiegabile, sembra che giochi, entri in campo per la prima volta. Poi quando ti confronti con gente come Brasile, le squadre, Germania, c'è tutta un'altra cosa. Quindi, insomma, ti senti dentro una bolla di sapore, no? Sembra che stai sognando, invece sei lì. Come vedi la nazionale attuale? No, molto bene. Con Milena sono cresciuti tantissimo. Si è visto proprio il cambio anche nei mondiali, no? Poi anche il calcio femminile in Italia, in Serie A, è cresciuto tantissimo, tutte le squadre. Anche quest'anno si sono un po' smantellate le squadre.
e quindi adesso se la giocano un po' tutte. E a questo punto hai vinto poi con la Fiorentina un titolo. Sì. Vincere un titolo a Firenze, che emozione darà? Firenze è una città bellissima, con gente proprio stupenda, ci hanno sempre sostenuto il tutto, anche quando abbiamo vinto lo scudetto al Franchi c'erano tantissime persone, 10.000, che ancora per il femminile non c'era tanta gente a vederci, ed è stata un'emozione bellissima, poi anche il debutto in Champions al Franchi è stato spettacolare, insomma. Passare dall'erba alla sabbia non è facile. Ma perché io non è stato, non c'è niente da fare. Quindi, poi questa gente che mi ritrovo qui, cioè non posso non venire qua, no? Ci divertiamo, giochiamo. Cioè non è che noi scendiamo in campo, sì, ovviamente per vincere, però noi la prendiamo come due anni fa, nel senso che veniamo qua, vogliamo star bene, ci divertiamo, siamo amici anche fuori al campo, quindi poi in campo ci aiutiamo a vicenda, diamo in massa, poi quello che viene, viene. Non è che se perdiamo ci ammazziamo e ci mandiamo a quel paese, insomma. Non... ci vogliamo divertire sia dentro che fuori al campo. Si vince, si perde e ci si diverte. Beh, sarebbe meglio però vincere. Sì, non è che si vince, si perde, nel senso è ovvio che noi puntiamo a vincere, però se una squadra è più forte di noi, cioè, andiamo avanti. Massimo rispetto. Abbiamo notato che sta crescendo il calcio femminile, sta cambiando, perché a livello nazionale chiaramente ci sono tanti cambiamenti e alcune regole, effettivamente, alcune cose non sappiamo se è giusto o no, l'idea del ridurre il campo a 11, leggermente più piccolo per aumentare il ritmo, la velocità, però è un movimento che sta crescendo. Salvo penso che già il ritmo si sia alzato tantissimo negli ultimi due anni, cioè io anche quando vedo le partite si è alzato tantissimo, quindi anche vedi la finale di cos'era, Coppa Italia, fra Roma e Milan, cioè non c'era pace, cioè da una parte e dall'altra in continuazione. Chi hai notato in particolare della serie attuale che ti è piaciuta? Beh, la continuità. Una cosa che non mi piace è che stanno prendendo troppe straniere e quindi non mi piace questa cosa, perché poi nazionale ovviamente facciamo fatica, perché se permetti alle straniere, adesso che sta diventando professionismo, a venire qua le italiane dove vanno? Problema e poi soprattutto chi gioca in nazionale? È quello. E secondo te sta a livello di gestione? Sta trovando un pochino di difficoltà ancora il calcio femminile? A livello di? In gestione del calcio femminile. Sì, ancora c'è, perché giustamente ancora, io penso che appena passa professionismo, ma per far quello sembra brutto, perché se siamo arrivati ad oggi qui, fino a qui, è grazie alle squadrette che hanno sempre lottato, fatto un sacco di sacrifici, speso un sacco di soldi anche di tasca propria, però è ovvio che se vogliamo diventare professioniste deve entrare il calcio maschile, perché i soldi girano là. E quindi se non riusciamo, perché poi i soldi cos'è? Ti puoi allenare al massimo, hai tutto il necessario per allenarti bene, i campi buoni, il ritiro per bene, quindi è tutto, un tutto. Far vivere meglio le ragazze, che magari smettono di lavorare e fanno solo quello. Quindi, perché a parte la Serie A, in B, tantissime ragazze lavorano ancora, quindi... A questo punto parlerei, Chiara... Vuoi porre un'altra domanda? Sì, la mia domanda per Patrizia è sempre quella. Cioè, la tua passione si è rimasta sempre intatta nel tempo e come si è trasformata? No, è sempre rimasta tale, solo che adesso inizio a farmi vecchietta anch'io, quindi... quindi dovrò anche pensare a qualcos'altro tra un po'. Perfetto. Però nel frattempo sta qui con noi. Sì. E come stai con questo gruppo di bricconcelle? Beh, io no, diciamo, io sono l'animatrice, no? La motivatrice, quindi mental coach, tutto, faccio tutto. Quindi, no, noi stiamo bene, stiamo serene. Guarda, anche stasera siamo arrivate tutte, andiamo subito a cena tutte, e quindi, cioè, noi più stiamo insieme, meglio è. Se ci cerchiamo proprio, capito? A questo punto però c'è da difendere un titolo. A questo punto? C'è da difendere un titolo. Vabbè, ma quello è ovvio.
Bene. Se giochi tranquilla e serena, poi i risultati vengono. Allora noi saremo in prima fila a tifare. Anche con la maglia. Noi saremo a tifare e con la bandierina a urlare. Dato che vai, poi quando ti sentirai un po' nervoso, puoi svagarti, vieni con una cena, no? E noi sappiamo, perché noi conosciamo solo una canzoncina, ed è Chiara Gol, Chiara Gol, Chiara Gol, Chiara Gol. Però è ormai da 10 anni che cantiamo Chiara Gol, Chiara. E siamo rimasti sempre a urlare Chiara Gol. A me mi puoi cantare Patty Fly, Patty Fly, Patty Fly, perché volerò sulla sua. Mi fanno volare. Bene, bene. Coach, sapere iniziare la nuova stagione, c'è da difendere il titolo. Sì, che è già di per sé una grossa responsabilità, però ce la metteremo sicuramente tutta. Diciamo che l'obiettivo principale è sempre quello di far crescere le ragazze, quindi la vittoria poi di un titolo, di una partita, è sempre un insieme di tanti piccoli altri obiettivi che si raggiungono, quindi noi cerchiamo di lavorare un po' per tappe. Poi dopo, se verrà anche la difesa del titolo, a cui sicuramente noi teniamo tanto, abbiamo visto dei nuovi innesti. Come sta crescendo la squadra? Allora, dei nuovi innesti, sì. Molte sono delle riconferme, perché poi il nostro obiettivo è cercare di fare la squadra, diciamo, con persone anche del posto. Però è innegabile che, ad esempio, Adri, che è la brasiliana che abbiamo quest'anno, fa crescere anche le ragazze più giovani, perché poi se alzi il livello negli allenamenti, poi automaticamente cresce un po' tutta la squadra. Quindi per noi diventa uno stimolo anche in più avere persone e nuovi innesti che ci possono dare qualcosa. Come viene visto il beach soccer femminile a livello in generale, secondo lei? Guarda, secondo me, allora, è una realtà poco conosciuta ancora. C'è moltissimo da lavorare per quanto riguarda la, diciamo, mi viene da dirti propaganda, anche se è una parola che non mi piace, però ecco, sì. Sì, bisogna promuoverci un po' di più. Ah, è già conosciuto, secondo me, anche poco il maschile di soccer nella zona, perlomeno. Quindi quello femminile è ancora meno. E quindi c'è tanto da lavorare. La cosa bella è che nella nostra società la maschile ha tirato tantissimo, perché comunque ha conquistato tantissimi titoli. Quindi, insomma, è una società quotata, una società conosciuta. Quindi questo per noi è un grossissimo vantaggio. Che difficoltà potrebbero incontrare le giocatrici in questo periodo, visto che c'è stato un momento di crisi e tuttora esiste? Allora, parli di questo periodo nel senso di pandemie e cose varie? Beh, sì. Le difficoltà ci hanno avuto un po' tutti gli sport e secondo me anche le attività in generale. C'è secondo me ancora molta paura, che però secondo me è da vincere, nel senso che in totale sicurezza bisogna ricominciare a convivere con una situazione completamente nuova, e la difficoltà, le difficoltà possono essere tante. Poi diciamo che la cosa importante è saperle un attimino affrontare una per uno e superarle, però tendenzialmente c'è fiducia nell'ambiente sportivo. Questa è una cosa che allo sport va riconosciuto, cioè è in grado di dare, hai visto anche magari con le Olimpiadi, no? Dà una sferzata all'umore di cui secondo me c'è veramente necessità. Che cosa dovrebbe fare il calcio femminile per essere considerato di più rispetto a quello che attualmente è? Allora, diciamo che una formula sola non c'è, nel senso non c'è come per tutti i grandi, chiamiamoli problemi, tra virgolette, non c'è mai un'unica soluzione, quindi bisogna agire su più fronti. Sicuramente è far capire uno sport come un altro, cioè nel senso che va bene per le donne come va bene per i maschi. È ovvio che c'ha le sue differenze date dalla potenza fisica, ma voglio dire, questo non comporta assolutamente nulla, nel senso, non è che non lo possono fare.
e quindi va promosso anche lì, nei settori giovanili, dove per esempio io fino a 13 anni farei giocare maschi e femmine tranquillamente, e dove invece si incontrano ancora delle difficoltà da parte degli istruttori, da parte delle famiglie, cosa che invece non, secondo me non esiste una cosa del genere. Quindi va promosso e va fatto conoscere in tutto il suo, in tutti i suoi aspetti educativi, motori, eccetera, eccetera. Benissimo. E le società, scusami, sì, devono, lo so che nel settore femminile, ma come nei dilettanti in generale, è tutto volontariato, diciamo, no? E quindi spesso questo ci autorizza a lavorare con superficialità. Invece, secondo me, è proprio la cosa che ci ferma e ci blocca. Cioè, è volontariato perché qua nessuno viene pagato, però le cose vanno fatte in maniera seria, vanno fatte da persone che sono formate a fare quel determinato tipo di lavoro, e l'organico deve essere ampliato. Cioè, oramai la figura del preparatore atletico, per esempio, nelle società è quasi diventato normale, invece secondo me è parte proprio integrante di una società, quindi bisogna un attimino anche lì allargare un po' gli orizzonti, cioè quindi incrementare l'organico anche delle stesse società. Perfetto, con figure professionali e formate al loro compito. Bene, bene, bene. Noi ti ringraziamo e chiudiamo la puntata con la tua immagine. Quindi diamo appuntamento per la prossima puntata e ci sarai anche te con Mora che ci racconti un pochettino come procede tutto il... Volentieri, volentieri. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.